Buonasera, sono Alessandra Battaglia, giornalista per Rete Oro. Siamo qui all'Ariano ad intervistare il sindaco Maurizio Caliciotti. Sindaco, stiamo per partire con questa bellissima iniziativa che quest'anno solca il traguardo di una 23esima edizione. Complimenti. Il fungo porcino all'Ariano, che cosa c'è di diverso rispetto agli anni precedenti? Ma di diverso rispetto agli anni precedenti troviamo c'è un'organizzazione c'è molto più all'avanguardia, la presenza di operatori sempre più qualificati che scelgono comunque, perché voglio dire, al di là della sagra del fungo porcino che è il re della manifestazione, ma credo che vada sempre più assumendo le dimensioni di una grande campionaria del centro-sud, perché 200 e oltre espositori non è poca cosa. E allora l'Ariano, cioè, insieme a questo, cioè, insieme al fungo porcino, organizza questa manifestazione, lo fa con grande competenza, e poi ci sono tante altre novità, un'innovazione continua anche sul menù, lo spiegava il Presidente, così come la location è rinnovata e tante altre cose che è inutile spiegarle tutte quante in una serata. Mi sembra che stasera abbiamo potuto vedere dalla conferenza stampa, sentire dalla comunità, che ci saranno tante altre novità. Da non sottovalutare i dibattiti all'interno delle conferenze che ci saranno. Le varie conferenze che ci saranno, tutte di grosso valore, in particolare mi riferisco a quella sul castagno, ma ancora di più quella, diciamo così, mappatura sul territorio nelle scuole per la prevenzione, cioè a livello endocrinologico per quella che è la tiroide, che è una malattia che qua sembra abbastanza diffusa. Sempre alla conferenza stampa per la 23esima sagra del fungo porcino all'Ariano. Facciamo qualche domanda al fulcro più importante della manifestazione, l'assessore Walter Pantoni, nonché presidente dell'associazione del fungo porcino. Abbiamo visto tante attenzioni per questa manifestazione che è diventata importantissima e che fa convergere l'attenzione da parte di un pubblico eterogeneo, molto vasto e anche molto diverso, diciamo. Quindi non solo legato qui al territorio dei Castelli Romani, ma addirittura oltre i confini, addirittura italiani, quindi una grande attenzione. Ci vuole una grande responsabilità per potersi prendere anche tanti meriti tutti gli anni, quest'anno sarà ancora più grande l'attenzione su questo evento, vero assessore? Cioè, noi certo le responsabilità sono tante, l'impegno è talmente tanto, ma noi ci riesce abbastanza bene perché ormai siamo allenati su questo, stiamo alla 23esima edizione, penso che ormai l'esperienza non ci manca. Questa sera siamo stati in tantissimi, in tanti, però potevamo essere anche molti di più, che non abbiamo allargato tanto gli inviti, perché purtroppo l'abbiamo fatto più che altro per la stampa questa conferenza, che la stampa ho visto che ce n'era tantissima, ma se mi dia se avessimo allargato un po' gli inviti, qua eravamo da 400 persone stasera, ma questo lo faremo con una cosa allargatissima, con tutte le autorità civili e militari, tutti coloro, insomma, nei dintorni, che verranno il 12 all'inaugurazione, vedremo quanti visitatori, più che visitatori, quante autorità, quanti ospiti avremo in quell'occasione. Lì potrei dire, se non l'hai mai vista, che veramente questa è una cosa in alto livello. Noi quello che ci aspettiamo, come tutti gli anni, perché questa sagra è molto pubblicizzata nel territorio, diciamo, come già poc'anzi mi sembra di aver detto, che abbiamo un aereo che è un mese che sta girando lo striscione dietro, abbiamo messo cartelli pubblicitari ovunque, tutte la radio, giornate, state giornalisti eccetera, ormai la San Fungurcino è un appuntamento anno dopo anno. A settembre, gente che ci chiama anche se non hanno visto pubblicità, non hanno visto cartone in giro, ci chiamano, ma quando la fate la sagra? Il nostro appuntamento è sempre la seconda domenica, diciamo, di settembre, che parte la sagra, perciò la gente inizia già da domenica prossima a già comincia a venire a chiamare, ma sta facendo la sagra, quando la fate? Cioè, questa è una cosa molto importante per noi, come ho detto durante la conferenza che abbiamo avuto in questi giorni, ieri e l'altro ieri, tantissime telefonate da paesi, da città vicino, che chiamano perché si stanno organizzando con i pullman. Oggi pomeriggio, verso le 15.30,
mi hanno chiamato da Ortona, vicino Pescara, che stanno organizzando due o tre pulma che vengono il 14, il 14 sarebbe sabato prossimo, da Roma, da Orto mi hanno chiamato, da Bari, una cosa guarda veramente che non me l'aspettavo quest'anno in base alla crisi che stiamo attraversando, questa grande affluenza. Da noi vengono a visitarci prima perché noi ci abbiamo un ingresso libero, per tante fiere, tante sagre si paga l'ingresso, invece noi è libero, questo è importantissimo, che loro vengono alla sagra non solo per mangiare ma anche per poter visitare tanti espositori che vengono da tutte parti d'Italia, molto molto qualificati, che io ho potuto notare che queste fabbriche in Gaspone vendono a prezzi di fabbrica e tutti loro acquistano. Cioè, ecco, faccio un esempio, c'è una ditta da Milano che viene, che porta sistemi da riposo, divani, poltrone, eccetera, eccetera. Quest'anno, non quest'anno, ma già dall'anno scorso mi ha confermato lo spazio per quest'anno perché ha avuto un grande risultato l'anno scorso. E queste non sono altre cose che fanno piacere. C'è avuto un grosso espositore da Palermo che questo ha riconfermato lo spazio per l'anno scorso perché mi ha detto, guarda Walter, io non ho fatto tante sagre, tante fiere, ma a me come questa qui all'Ariano. Espositori che andavano alle fiere di Bari, a fiera di Bari a Levante è una cosa molto nominata, ma tanti per gli scoppioni qui a questa che all'Ariano, ma non tanto a Bari, sembra la fine di Roma, poi io sono un tipo che mi giro tutte le fiere, me le faccio tutte le fiere, le sagre, me le faccio tutte e vedo che noi abbiamo un grande riscontro alla nostra manifestazione, perché noi diciamo la manifestazione l'abbellimo troppo, la curiamo troppo, creiamo tanta attrazione. È veramente un piacere entrare all'area sacra a come viene allestita da noi. Questa è veramente una cosa che a noi ci qualifica per tutti coloro che arrivano all'Ariano in questi 11 giorni a trovarci. Altro degli oratori che ha presentato durante la conferenza stampa la 23esima sagra del fungo porcino all'Ariano dal 12 al 22 settembre. Facciamo qualche domanda per quanto riguarda il coordinamento di questa grande organizzazione che raccoglie le energie di più realtà, sia dell'associazionismo sia del territorio, per valorizzare all'interno di questi 10 giorni prodotti tipici legati non solo all'Ariano ma in una dimensione più ampia anche ai castelli, vero? È verissimo. Tanto è vero che noi invitiamo, cioè non ci stanchiamo di invitare i visitatori che vogliono onorarci con la loro presenza per fargli assaggiare i nostri prodotti tipici, che è semplicemente il frutto della terra e del lavoro che ha trasformato l'uomo. Quindi pane per esempio, o i funghi per esempio, o il vino. Venite a trovarci perché se perdete queste occasioni poi più occasioni si perdono e più è male. Quindi con 8 euro poi potete degustare un primo piatto a base di funghi porcini, un bel panino del famoso pane di Ariano ai funghi porcini, un buon bicchiere di vino, trascorrere qualche ora in lieta compagnia all'insegna della musica e dell'allegria, aria buona, una bella mostra mercato dove potete degustare e almeno dare soddisfazione agli occhi, vedere prodotti che non avete avuto possibilità di incontrare all'interno dei vostri negozi, qua è possibile incontrarli, tanto a vederli non costa. La crisi c'è, almeno facciamo godere gli occhi. Apprezziamo quindi queste belle occasioni per poter condividere momenti sereni e anche magari conoscere nuovi prodotti che sono a due passi e magari non si sa. Ma come dicevo prima, la vita è talmente amara, la crisi ci ha buttati nel baratro. Cerchiamo di vivere qualche ora felice in allegria, degustando un prodotto genuino all'insegna della buona musica e conoscere chissà qualcuno per poter fare amicizia e scambiare quattro chiacchiere. Vi aspettiamo, venite che non sarete delusi. Quello
quello che abbiamo sentito è che la Sagra del Fungo Porcino alla 23ª edizione qui all'Ariano valorizzerà anche molto il profilo sociale dell'iniziativa, dando spazio, come diceva giustamente il sindaco Maurizio Caliciotti, a varie esperienze del territorio e non. Quindi sarà palcoscenico anche per far incontrare le energie qui all'Ariano per questo momento in cui ci sarà anche una grande condivisione, vero sindaco? Certamente, cioè, il fatto che si organizzino questi convegni, cioè, a grossa valenza sociale è il rilevare durante il corso dell'anno, perché l'associazione non opera in perfetta sintonia con l'amministrazione comunale e interagisce con le altre associazioni, ma più in generale interagisce, cioè, con le scuole e magari poi recepisce alcune istanze e le traduce in un momento, diciamo così, di riflessione, di studio e di analisi più approfondita con dei tecnici attraverso questi dibattiti e conferenze, i cui risultati poi ci verranno successivamente, ci daranno modo di poter incidere a livello sociale, perché poi magari si possano prevenire alcune situazioni piuttosto che reprimerle poi successivamente o curarle, no? Allora ringraziamo il sindaco per questo contributo e diamo appuntamento a tutti gli amici che vogliono partecipare qui all'Ariano. Certamente, io ringrazio Rete Oro che mi dà anche questa opportunità. Rete Oro oramai è diventata la rete amica della manifestazione, però attraverso Rete Oro io faccio un appello a tutti coloro che ascoltano Rete Oro: venite a trovarci, vedrete. Io non sono stato bravo ad illustrare le grandi qualità della Sagra, ma voi saprete apprezzarne molto meglio di come io le ho illustrate. Grazie. Grazie, grazie sindaco. Bands on the floor falling in love. Enjoy your life so joyful. Come rain or shine, water or wine. Di nuovo buonasera, siamo qui con il commissario straordinario del Parco dei Castelli Romani, Sandro Caracci. Facciamo qualche domanda al termine della conferenza stampa in cui ha illustrato qual è la mission di questa Sagra del Fungo Porcino. La collaborazione e quindi la valorizzazione dei prodotti all'interno del parco è uno dei punti focali dell'iniziativa, vero? Direi proprio di sì. Io sono felice di aver partecipato oggi a questa iniziativa, e tra l'altro è la prima mia uscita ufficiale, proprio un mese preciso oggi dal mio insediamento, e devo dire aver partecipato a questa conferenza ha significato per me voler ribadire un impegno per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti tipici, di cui l'Ariano con i funghi e con il pane, i suoi prodotti, è uno sicuramente dei centri del Parco dei Castelli Romani più significativi da questo punto di vista. Parlavo poc'anzi con il sindaco Maurizio Caliciotti, ormai quest'anno è troppo tardi per i tempi che si sono venuti a determinare per una serie di motivi, ma credo che già dal prossimo anno sarebbe importante portare questa conferenza stampa in un luogo ancora più alto, con tutto rispetto. Pensavo per esempio al SANA, al Salone dell'Alimentazione Naturale di Bologna, che è uno dei momenti più esclusivi e importanti per quanto riguarda appunto i buoni cibi, il biologico e non solo. Pensare di fare in quell'ambito, visto che tra l'altro si tiene proprio nei primi giorni di settembre il SANA, una conferenza stampa in quel luogo, significa dare un segnale forte per quanto riguarda un'area protetta come la nostra, che vuole fare della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio uno dei suoi punti di forza. Allora ringrazio il commissario straordinario e volevo fare un'altra domanda però prima di lasciarlo libero. Abbiamo visto che ci sono anche dei prodotti legati ai boschi, quindi oltre ai funghi ci sono anche altri prodotti che verranno valorizzati durante la Sagra. Quindi cerchiamo anche di mettere in rete tutto il Parco dei Castelli Romani, che magari può trovare in questa occasione un palcoscenico privilegiato per far emergere quelle peculiarità che il territorio magari già conosce, ma che possono magari essere conosciuti da tutti coloro che magari dal circondario e non solo verranno e parteciperanno. Sì, qui non si tratta soltanto di valorizzare i prodotti del sottobosco e i prodotti di un pane, come ha ricordato il sindaco Caliciotti, che è nato dal popolo ma che ormai proprio per la sua semplicità è apprezzato sulle tavole di tutta la regione e non solo. Qui c'è il prodotto principe, devo dire, che è il castagno, cui tra l'altro la Sagra dedicherà il 22 una giornata di studi. Il castagno merita un osservatorio particolare, perché è un legno versatile,
sia in agricoltura ma soprattutto nell'edilizia, per le sue qualità, per voglio dire, per la sua elasticità, è sicuramente un legno che si ben presta nei lavori dell'edilizia, del restauro, eccetera, eccetera. Quindi io credo che già dal 22 avremo l'occasione di parlarne, ovvero di riprendere vecchi ragionamenti per riattualizzarli e per far sì che il patrimonio boschivo di Lariano e degli altri comuni, penso a Rocca di Papa, ma insomma un po' Velletri, eccetera, eccetera, possono essere portati all'attenzione di un mercato che merita orizzonti ben più ampi di quello castellano e dell'area romana. Got the greatest feeling all on the shy island in your eyes. Una grande cura nei dettagli e anche prodotti diversificati che verranno mostrati al pubblico che si troverà ad accedere a questa grandissima area. Quanto è vasta, assessore? Noi abbiamo circa 20.000 metri quadri, di cui ci avremo dai 7-8 mila metri coperti, e non è poco, avendo una sagra 8 mila metri coperti, non è poco. Poi abbiamo circa dai 6-7 mila metri scoperti, sempre area espositiva, e poi il contorno dove c'è i servizi e tutto. Noi giriamo oltre i 20 mila metri quadri di area. Però il bello di quest'area è che è un'area molto raccolta, è raccolta, diciamo che chi entra non è che dice ecco quell'espositore sta meglio e quello sta peggio, è talmente raccolta e tutti quanti hanno lo stesso, insomma, rientro, hanno tutti lo stesso passaggio dei visitatori. L'ingresso è unico, l'uscita è unica, perciò che entra dentro poi abbiamo ben saputo, diciamo, posizionare la ristorazione, l'abbiamo messa alla fine, dunque il pellegrino che arriva deve visitare tutti gli espositori e poi arriva giù un po' da mangiare. Per andare via deve ripassare forse tutti gli espositori, perché ovviamente sono tutti ben visti gli espositori che vengono in questa occasione della Sagra Fuocino a Lariano. Quindi avete cercato di valorizzare un po' tutti. L'ultima domanda, poi lasciamo l'assessore a godersi questo pubblico notevole. Per quanto riguarda gli appuntamenti, abbiamo sentito in conferenza stampa che ogni sera ci sarà un evento diverso. Avete anche avuto tanta attenzione al sociale e anche dal punto di vista dell'informazione. Avete avuto anche degli spazi dedicati all'informazione, degli spazi dedicati al ricordo di alcuni amici che non ci sono più. Quindi avete cercato di valorizzare vari ambiti durante questa festa dal 12 al 22 all'Ariano. Cioè, questo è il primo nostro obiettivo, perché giustamente noi non è che ci basiamo soltanto sulla sagra, sulla mangiaresca, ma noi diciamo queste cose, tutti gli amici, figli dei nostri amici, cittadini dell'Ariano, che è un paese come l'Ariano di circa 14.000 abitanti, siamo molto uniti, molto sociale tra di noi, no? E quando accadono queste cose non possiamo fare a meno di non ricordarle, perché noi diciamo un cittadino ariano che veniamo a perdere nell'arco dell'anno è un nostro fratello, un nostro amico che purtroppo sta sempre nel nostro cuore e viene sempre ricordato uno o l'altro in questa occasione. Principalmente in questa occasione noi diciamo dalla sagra, come abbiamo potuto vedere durante la conferenza, è più il sociale che facciamo tutto il resto, perché giustamente noi ci crediamo a queste cose, perché questa è una situazione che non ha scopi di nucleo. Il ricavato va dovuto per beneficenza e quello che facciamo per questi ragazzi, facciamo tutto a spese nostre, ma senza cercare tanti sponsor, lo facciamo proprio, diciamo, con il nostro ricavato, perché sono nostri fratelli che vengono a mancare, che hanno sempre collaborato con noi e noi non le dimenticheremo mai queste cose, perché guai se così non fosse, perché noi addirittura fino a quest'anno siamo andati a Medjugorje a portare opere umanitarie, l'abbiamo fatto anche 15 giorni fa, che ci hanno chiamato che mancavano, diciamo, per un centro di accoglienza di anziani, mancavano di pannoloni, quella e quella c'era, abbiamo caricato un camion di pannoloni, abbiamo portato giù a Ancona e l'abbiamo spedito, insomma, a Medjugorje, cioè purtroppo sono richieste stupide, poi sono richieste fatte che loro hanno grosse difficoltà a reperirli, ma noi l'abbiamo fatto con amore e con tanto piacere, insomma, c'è queste opere umanitarie che facciamo ogni anno. E quest'anno ci vogliamo dedicare un po' nel paese, quindi nel nostro territorio, perché siamo arrivati a un punto che anche il nostro territorio, anche i nostri cittadini hanno bisogno, oggi come oggi. E questo abbiamo detto, fermiamoci un attimino, cerchiamo di dedicarci anche un po' al nostro territorio, perché c'è tanto ovviamente da fare per i nostri ragazzi, per i nostri figli, per i nostri paesi, per le scuole e così via. E quest'anno, diciamo, dopo la saga, quando andiamo a fare il bilancio, vediamo quali sono i risultati, destineremo delle cifre per locale.
perché dopo adesso, non possiamo parlarne adesso, certo. Vediamo prima i risultati e poi decidiamo quello da farsi, insomma, che cosa vogliamo orientarci, insomma, dopo la sagra. Va bene, allora ringraziamo l'assessore Walter Pantoni, anche presidente dell'Associazione del Fungo Porcino qui all'Ariano, e diamo appuntamento a tutti gli amici che seguono Rete Oro dal 12 al 22 settembre qui all'Ariano. Ok, ecco, diciamo, con questo voglio chiudere, diciamo, invitando tutti, ma tutti, a visitare la 20ª sagra all'Ariano, che ovviamente lascerà un bel ricordo a tutti coloro che ci vogliono a visitare, insomma, in questi 10 giorni. Grazie e buona degustazione dal 12 al 22. Trust me and let me guide you. I hold you tight, feeling is right.